www.rizzopolli.it, un esempio di protezione patrimoniale. Milano, purtroppo la notizia di qualche giorno fa, un bambino che stava imparando con papà nel parco a usare la bicicletta a rotelle ha urtato un'anziana di 87 anni e questa anziana è caduta, ha battuto la testa e purtroppo è deceduta. C'è tutto l'aspetto penale, perché la procura ha dovuto aprire poi un aspetto dal punto di vista penale, ma c'è anche l'aspetto civilistico, cioè il risarcimento danni. Si potrebbe aggirare, secondo la stima, che poi vi riporto qui l'articolo, intorno ai 200.000 euro. Ecco, quindi proteggere la famiglia con una semplice polizza capo famiglia, questo potrebbe, nel dispiacere, nel dolore, nel disagio di questa tragedia, però i 200.000 euro dovranno essere tirati fuori. Quindi proteggere con una semplice polizza, con costi accessibili, questa è protezione del patrimonio. Alla prossima.